ponte è riaperto, c'è anche una notizia positiva perché adesso abbiamo dall'ANAS il termine definitivo dei lavori, ovvero luglio 2023, un po' in ritardo però c'è. Sì, i lavori, devo dire che erano lavori complessi in un'opera che sicuramente pativa di tante problematiche che erano sotto gli occhi di tutti. Adesso hanno indicato una data presumibile del luglio 2023 che speriamo possa essere ovviamente proprio quella. Noi siamo a disposizione, abbiamo in questi giorni fatto quello che ci competeva, un cittadino ha segnalato una problematica, la problematica è stata ovviamente analizzata, sviscerata non solo dai vigili del fuoco ma dall'ufficio tecnico del comune. Nei giorni successivi ANAS e ditta che sta eseguendo i lavori hanno fatto tutte le verifiche e gli accertamenti. Ieri sera, non appena arrivata la relazione da parte di ANAS, abbiamo riaperto il ponte alla fruibilità e alla transitabilità di tutti i teramani e quindi siamo i più felici di tutti. È ovvio e sottinteso, diciamo che sotto il profilo della competenza, il dire che il ponte è di proprietà del comune e che ANAS si è prestata a fare i lavori, dobbiamo ricordare a qualcuno che probabilmente lo ha dimenticato che quella scelta fu una scelta presa all'interno di una conferenza di servizi fatta in prefettura nel 2020 alla presenza del prefetto Patrizzi e che si decise, allorquando non c'erano disponibili né i progetti del ponte né nulla di documentazione tecnica, che l'attività sarebbe stata svolta da ANAS anche in virtù di un'esperienza sulle strade che può vantare da veramente che è l'attività principale di ANAS, e nello stesso tempo diciamo le scelte furono fatte allora. Oggi noi siamo qui disponibili come sempre ad accompagnare, a renderci, diciamo, a metterci a disposizione perché questi lavori possano concludersi nel più breve tempo possibile. Lasciamo ad altri, diciamo, questa attività che serve un pochettino un po' a spostare il tiro sulla problematica. Il vero problema era una lesione che si era creata nella parte superficiale del manto stradale che oggi abbiamo analizzato, che abbiamo riaperto al traffico, abbiamo restituito ai cittadini la fruibilità del ponte. Questo era il problema e questo è quello che noi abbiamo fatto ieri sera nel momento in cui è arrivata questa relazione.